che come lui ho volettere chiamare. Mi si teva passando il tempo, ma Diego non passa mai. Dico se che passa il tempo, ma Diego, Diego sta nel corazon. Quando il re del calcio venne qui, la gente era felice come me. L'azzurro dipingeva questa grande città e il 10 era stampato dentro noi. Beati noi con un Napoli così. Ricordo anche mia madre che impazzì, col semplice folklore vincemmo il tricolore, felici con il Napoli nel cuore. Mi si teva passando il tempo, ma Diego nunca passa mai. E come se che passa il tempo, ma Diego, Diego sta nel corazon. Diego, Diego está en el corazón. Diego, Diego está en el corazón. Benvenuti ad una puntata speciale del Maradona, tutti al Maradona. Io sono in sostituzione di Franco Bononato e qui inviamo un saluto affettuoso. Ospiti di questa puntata abbiamo Nino Forte e il nostro particolare, io lo chiamo particolare perché è uno strumento, perché è un autore, perché fa tante cose, ma poi tra le altre cose è un punto fondamentale di Campagna Felix, Paolo Cuccaro. Grazie, io sono sempre presente quando si tratta di fare specialmente la trasmissione sportiva per parlare del Napoli. Siamo spiacenti che non ci sia il nostro amico, perché poi è anche amico Franco Bononato, ma c'è il valido patron, come dice lui. Ma io non sono un patron, io sono uno che ha sempre cercato di fare televisione in compagnia e quindi tu sei la dimostrazione. Allora, però abbiamo un collegamento, se dalla regia mi dà l'ok, abbiamo un giornalista amico, stiamo parlando di Luigi Gallucci, direttore della testata sin dal 2013 sportflash24.it. Benvenuto Luigi. Salve a tutti, buonasera a voi. Ciao Luigi, un saluto da tutti noi per la tua bella voce e immagine da lontano, perché sappiamo che non sei qui nei dintorni. Sì, diciamo che sono fuori regione, ma osservo i fatti napoletani grazie alla multimedialità. Luigi, tu hai diretto tante cose, anche qualche emittente televisiva, quindi sei un giornalista navigato. Entriamo subito in argomento. Come vedi la situazione del Napoli e che ne pensi della partita di domenica? Dunque, come vedo la situazione del Napoli? Il Napoli sta facendo molto bene, secondo me. Io penso che a Spalletti e a questo gruppo vada data massima fiducia. E lui sta in piena corsa per gli obiettivi stagionali minimi che sono fissati ad inizio stagione. Per quanto riguarda la partita di ieri, è stata una grande prova di carattere. E perdere contro il Milan, poi battere questo Verona. Cioè, questo Verona, giusto per fare un dato semplificativo, è uno dei migliori attacchi del campionato e ha segnato anche qualche gol più del Napoli. In tre Barak, Simeone e l'altro Caprari hanno segnato in tre praticamente qualcosa come 35 gol. E questi signori ieri tutto il primo tempo non hanno fatto un tiro in porta. Basta questo dato, probabilmente, per far capire la blindatura, la compattezza della squadra azzurra, che ieri appunto ha dato una dimostrazione di saper giocare di qualità, ma anche
da un punto di vista agonistico. Forse quello che non è sempre esistito in questo campionato nel Napoli è il concetto di ranghi serrati, che oggi, se non sono sempre le linee strette contro qualsiasi avversario in Coppa o in campionato, diventa dura. Tanto è vero che abbiamo perso determinate partite, a volte, diciamo, tipo per esempio quella col Barcellona in casa, che abbiamo lasciato quello spazio tra il centrocampo e la difesa, e lì insomma Frankie De Jong a Cesena, a San Paolo, ha fatto i cosiddetti buchi. Io ho una mia versione dei fatti. Sicuramente la nostra è una difesa eccezionale, però da quando è ritornato Koulibaly gli altri si sono un poco rasserenati, forse la forza di Koulibaly che li rende meno sicuri, non lo so. Io credo che siamo andati avanti nonostante una grande perdita, perché Koulibaly è un numero uno indiscusso ed eccezionale, però gli altri delle volte hanno dei vuoti in quella difesa che cominciano ad essere pericolosi, perché ci è andata bene sicuramente domenica, ma io credo che col Milan, con un po' di attenzione, avremmo preso un punticino che non sarebbe stato male, che poi la partita se la sono giocata. E vabbè, diciamo che c'è stata una questione di empatia maggiore nell'ambito del gruppo, nel momento in cui è rientrato Koulibaly. Io penso che forse sempre a livello di empatia in campo, faccio un esempio, Mertens poteva essere inserito un pochino prima nella partita col Milan. Più minuti gli avrebbero consentito di avere qualche chance, più qualche dribbling di più, e lui è uno che fa panico, tra virgolette, quando sta in zona area di rigore. E così come dalla parte opposta l'ha fatta Leao, un po' la differenza. Quindi un giocatore di qualità, anche se magari Grinkis ha qualche anno in più rispetto agli altri, ecco, il più possibile vanno utilizzati. Bene, comunque, vabbè, è andata così. Parliamo del prossimo impegno che abbiamo sabato. Sabato 19 marzo si gioca contro l'Udinese, una terra a te vicina, e poi secondo me una grande squadra, ma anche un grande club super organizzato, bisogna dirlo. Però si gioca al Maradona. Guarda, no? si gioca al Maradona, questa è l'unica cosa. Si gioca al Maradona. Allora, io dico che l'Udinese sarà un avversario comunque ostico, perché di per sé una squadra che ha gente come Deulofeu, cioè noi siamo meravigliati quando Deulofeu è andato via dal Milan, ma com'è possibile che questi c'erano Deulofeu? Abbiamo capito perché, evidentemente non c'erano dirigenti in grado di leggere la qualità dei giocatori, e questo corso che è stato fatto di recente, ecco, diciamo, ha portato una grande concretezza senza snaturare la squadra, e poi hanno messo qualche giocatore di qualità che a un certo punto ha fatto la differenza. Pure per esempio se hanno ceduto Baracca al Verona, sono riusciti comunque a mantenere un assetto che adesso sicuramente li porterà, penso, alla salvezza, anche perché non stanno in una posizione cattiva e hanno ancora due partite, ancora delle partite da recuperare, una con la Fiorentina e un'altra anche con la Salernitana, e così, secondo le ultime notizie dei giudici sportivi che hanno fatto le loro determinazioni ultimamente. Bene, domenica abbiamo assistito ad un VAR che in realtà con l'Inter è come se non fosse esistito, perché abbiamo visto qualcosa di sconcertante, ossia qualcosa in area di rigore ripreso dalle telecamere, e anche arbitri di livello internazionale hanno commentato negativamente questo evento. Qual è la tua opinione? Sì. Allora, tu ti riferisci al fallo su Belotti che avrebbe determinato praticamente nel secondo tempo, esatto, il calcio di rigore per il Torino, che era già in vantaggio per 1-0 ieri sera. Beh, che dirti, noi non ci possiamo sostituire né a guida né al VAR, per cui sono affari loro. Se ne assumano la responsabilità, così come si stanno assumendo una serie di responsabilità talvolta, come dire, quasi surreali, perché noi una cosa non riusciamo a capire,
c'è è che non c'è un metro univoco per applicare questo benedetto protocollo VAR. Per cui determinate cose, secondo me, andrebbero create in una banca dati digitale con la biomeccanica, si usasse la scienza per creare un arbitraggio il più possibile razionale. Cioè, io penso che nel calcio di oggi, nel quale girano miliardi, sarà pure una vicenda utopica, ma io sogno l'arbitraggio digitale. Io mi sono scocciato di vedere tutte queste situazioni. Un giorno uno la tocca con la mano, no, ma è involontario, un altro la tocca con la mano, però il calcio di rigore, ma si può sapere, ma che cos'è la barzelletta? Effettivamente gli arbitri devono lavorare su un coordinamento di questi comportamenti. Ma poi non è nemmeno italiana la responsabilità, è inglese, perché l'IFAB è l'ente che ha collegato con la FIFA che stabilisce i protocolli. Per cui alla fine, tutto sommato, se l'IFAB permette l'arbitro di avere la cosiddetta facoltà di determinare, di giudicare, ecco, in maniera discrezionale, e allora di cosa parliamo? Cioè, parliamo del fatto che sì, è vero che abbiamo la tecnologia, però come se la usassimo a metà velocità. Io penso che si debbano fare uno sforzo istituzionale proprio a livello FIFA per cercare di tenere biomeccanica e tecnologia 5G bene, Luigi. In una sinergia tale da creare un protocollo per sviluppare un arbitraggio digitale. Io penso che poi verrebbe sviluppata in questo modo la figura dell'arbitro in quanto a potere dell'arbitro di determinare delle cose, perché poi magari potrebbero entrare in campo i giocatori con una specie di microchip in campo. Io ipotizzo un calcio del futuro in questo senso, però sono sicuro che non verrebbero tutta una serie di obbrobri. Va bene. Luigi, hai nominato la FIFA, e infatti loro hanno proprio FIFA di mettere all'arbitraggio digitale, perché tu sai che ci hanno anche fregato, ma fregato non direttamente a noi, ma indirettamente al Napoli, con quel rigore non dato, proprio eclatante, in piena area, non è stato dato al Torino la possibilità che vinceva la partita, e quindi noi eravamo ancora meglio in classifica avendo questo risultato di sconfitta dell'Inter. Quindi praticamente si hanno fatto due punti, come dice Nino, perché Nino Forte, che è qui con noi, ma passiamo nel campo artistico. Si hanno fatto i due punti al Torino, e come Nino invece ci racconta che si hanno fatto pappotta. Perché questo è il nostro modo di napoletano di dire quando ti fregano, dice si hanno fatto cappotta. È vero. E ricorda pure un po' il nostro Edoardo in Natale in casa Cupiello, quando dice io mi ho pigliato pure un cappotto. Hai capito? Quello col collo di pelliccia, Paolo. No, non ho capito bene, Luigi. Quello col collo di pelliccia. Sì, bravo. Chi l'uno è? Esattamente. Si vende pure le scarpe dello zio. Allora, se siamo d'accordo con Nino, che ci racconta un po' di questo brano di sua composizione. Scritto, arrangiato, musicato, e niente, una bella storiella simpatica. Un tizio va al bar, si prende il caffè, nel frattempo si fanno capote. Io so che tu nello spiegare questa bella storiella di furto di forse capote. Un attimo solo, abbiamo qualche problema in regia, volevamo salutare un attimo Luigi Gallucci per il suo intervento, ringraziarlo e averlo ospite una prossima volta, va bene? Va bene, io vi ringrazio e saluti a tutto lo staff di Campania. Luigi, grazie, siccome dobbiamo mandare anche un video, allora il regista ci dice di salutarti, in modo che ci risentiamo poi per un'altra volta. Grazie di questa tua presenza a distanza. Ciao Luigi. Ciao. Grazie a voi. Arrivederci. Sì, mi sono avvalso della collaborazione visiva di Gigi Attrici. Però non si muovere, se no la telecamera impazzisce. È vero. No, ho un torcicollo. Non riesco. Quindi sì, mi sono avvalso della collaborazione di Gigi Attrice e di altri due bravi attori. Insomma, poi il resto li abbiamo presi lì, clienti del posto. E abbiamo ideato sta cosa. Ma si chiama Gigi.
No, Gigia attrice, se è attrice, scusa, Gigi. È femmina, no? Gigi attore. Allora, Gigi attore, chiamiamolo così. È l'unico attore femmina, attrice. Attore e attrice, guarda. Ciao Gigi, ti facciamo i complimenti per essere sdoppiato tra un attore e un'attrice. Capite, è l'unico al mondo. È grande, il suo cognome è famosissimo, Gigi. Allora, vogliamo sentirla questa sì, canzone? Sì, sentiamola, se la regia ce la manda. Ah, quindi mandiamo proprio il video? Sì, Sanno allora, fatto capotto. Io sto chiedendo tra l'altro a tutti, ragazzi condividete, per favore condividete perché a Matruo Capotto. Ah, quindi è su YouTube? Sì. È una ricerca allora, non è una canzone. È un messaggio, sta facendo un messaggio, certo. Per una ricerca di trovare, certo, il suo capotto. Regia, Sanno fatto capotto. Sinto padre per un buon caffè, metto cappotto a pisare da me. C'è molta gente, tutti abitué, fuori fa fritte e chiove con ma che. Stavo per andare via, ma qualcuno va a passare. Il era pisella, e a me vai a tostare. S'hanno fatto capotto, questi figli mignoni, ma si occhiava a stupire che ha fatto questo fatto di rongo e due botte. Ma da una capotto, come va un mamporto, e ne faccia male un giro, si rinda e un nato non stacca di me. S'hanno fatto capotto, con le ore ci sono, doppia petta lo spacca, filmato marzotto, ma che rarità. S'hanno fatto capotto, sto fatto mestizio, e ne... se non riesci a raccolto lo giuro la pazza ma faccia afferrà. Tu che senti tonare la truva, non voglio sapere niente alle a cercare, faccio burtelle meglio come piaci. Voglio capotto e povero pozzi, e se qualcuno può pazziare, sto nervoso non mi va. Non si pazzia così, e a me faccio tosci. S'hanno fatto capotto, questi figli di notte, ma gli occhi a basso di vada fatta, sto fatto di rompere due botte. Ma da volta una volta, come mano un mamporto, e ne faccia male. Giuro si rinda e un nato non stacca di me. S'hanno fatto la volta, con le gole ci sono, doppia petta che spacca, filmato marzotto, ma che rarità. S'hanno fatto la volta, e sto fatto un gritto, se non riesce la volta, lo giuro da pazzo, ma faccia afferrà. S'hanno fatto la volta, con le gole ci sono, doppia petta che spacca, filmato marzotto, ma che rarità. S'hanno fatto la volta, e sto fatto mestizio, e se non riesce la volta, lo giuro da pazzo, ma faccia afferrà. S'hanno fatto la volta, con le gole ci sono, che ti stava marzotto, ma che rarità. S'hanno fatto la volta, e sto fatto mestizio, e se non riesce la volta, lo giuro da pazzo, ma faccia afferrà. Se non riesce la volta, lo giuro, stasera son cazza da ca. Complimenti al nostro ospite. Grazie. E abbiamo uno scenario completamente diverso, abbiamo un ospite, Maurizio Esposito, con due modelle. Buonasera. Buonasera e benvenuto. Poi abbiamo Anna Bella Moretti alla mia destra, mentre alla mia sinistra abbiamo Maria Carotenuto, sempre con Techiero Muso.
è fiorito lo studio. Bene, è un'altra cosa, arriva Maurizio Esposito. Maurizio, parlaci un po' di te, della tua azienda, di tutti i tuoi progetti. Vai. Sì, sì, allora questo è un brand Tequiro Mucho, dal nome spagnolo, da quello che si può vedere facilmente. Cos'è spagnolo... questo amore per la Spagna? Facci capire. L'amore che per la Spagna è proprio perché, niente, sono italiano, ovviamente, sono napoletano, a proposito, Forza Napoli, e niente... volevo andare al di fuori dell'Italia per il lavoro, pertanto da un'indagine di mercato ho deciso di andare nell'America Latina, o meglio per la, specificatamente nella Repubblica Dominicana e a Cuba, pertanto mi occorreva un nome spagnolo. Olé. Quindi ecco Tequiro Mucho. Io poi sono un malpensante perché ho fatto moda per tanti anni, no? Sì. Ma insomma sta ricerca di mercato da dove nasce, fammi capire, perché è un po' particolare come ricerca di mercato. C'è anche la facilità e la musicalità. Tequiro Mucho esce subito mentre io ti voglio bene assai. Bravissimo, già c'è sta canzone. Sì, ma non solo questo, ma già il nome ti voglio bene, una cosa positiva è l'amore. Sì, con sì. L'amore si vince, anzi a proposito speriamo che in questi giorni l'amore vinca sulla guerra. Certo. Condivido pienamente. Io ho cercato di non parlare di guerra perché le immagini che ci arrivano sono veramente forti. Forse ci conviene anche riflettere, ma non lo possiamo fare noi, perché noi siamo certamente un popolo ospitale, lo stiamo dimostrando. Il problema è di chi dovrebbe decidere. Dalla regia mi confermi che tutto è in ordine? Perfetto. Allora abbiamo un collegamento audio e video. Oh Franco, benvenuto. Bene, io sono immediatamente al tuo posto. Con un grande titolo, Raffaele Carlino, un grande. Franco, è stato un modo strano non averti qua, però sappiamo che per impegni professionali sei altrove. Chiuso, sì, devo finire un lavoro e non mi posso distrarre neppure per una 2-3 ore, quindi ma poi ci siete voi che riempite questo contenitore che non è solo sport, mai oggi, più che mai oggi non è solo sport. Io lo dico subito, se posso, Sì. State parlando voi, Raffaele? No, voglio, lo dico subito, dopo la giornataccia di ieri a Verona, perché al di là della vittoria bella, poi io dico Osimhen che deve dimostrare più per essere un ottimo calciatore, un campione, ancora non lo è, deve ancora perfezionare delle cose. Osimhen ancora che deve dimostrare più per essere un campione, ma non volevo partire da questo, volevo ancora stigmatizzare e partire dalle coordinate della curva dove c'erano i napoletani e quindi con quelle frasi, con quelle scritte, con quegli atteggiamenti che poi sono i soliti, ecco qui, si cerca ecco, le bombe. Franco, scusami che ti interrompo, da cronista ti devo dire che Verona è una città meravigliosa e i veneti lo sono altrettanto. Se tra quei disgraziati, perché io li chiamo piccoli, dementi e disgraziati, non possiamo assolutamente mettere insieme una regione meravigliosa e delle persone eccezionali. Io ci ho vissuto un po' di mesi, quindi la conosco molto bene, sono persone eccezionali, ma noi non possiamo non stigmatizzare quelle scritte, quegli atteggiamenti che non possiamo far passare sotto silenzio, come non possiamo far passare sotto silenzio quello che sta avvenendo tra lì con la Russia che ha invaso l'Ucraina. Noi siamo un programma sportivo, ma non solo, voglio dire, e quindi abbiamo l'obbligo morale di dire certe cose. Poi ci tuffiamo nei gol, nei rigori non dati, in quello che si poteva fare e non è stato fatto, di alcuni punti, 7-8 punti che ci mancano al Napoli, ma il Napoli sta lì, Raffaele. Franco, scusami, ma come hai visto l'Inter? Lasciamo stare un attimo il Napoli, che abbiamo vinto. L'Inter come mai ha pareggiato? Ma l'Inter è una squadraccia, lo voglio dire, avevano il campionato in pugno, lo avevano vinto,
sfido chiunque a trovare un commentatore sportivo, ormai ogni famiglia ha uno o due commentatori sportivi, sfido chiunque a dire che l'Inter non avesse avuto il campionato in tasca, ma ha fatto una figuraccia. Il gol di Sanchez, il Nino, il piccolo che adesso è cresciuto un po', per la verità, ecco, ha salvato la faccia, ma forse neppure quella ha salvato. L'Inter merita le figuracce che sta facendo, ha ancora 30 punti. Le altre squadre, il Napoli, il Milan e la Juve, ne hanno 27 a disposizione, ha ancora 30. Ciao, ancora 30 punti a disposizione per rifarsi. Non è una cosa semplice, perché la squadra, non ci parlo dell'Inter, la squadra non ci sta con la testa. Çalhanoğlu una partita la fa buona e altre no. Ecco, l'Inter io direi di metterla un attimo da parte. Io punterei sul Napoli, ma soprattutto, amici, questo mi costa molto dirlo, è la Juve che si avvicina. La Juve si avvicina, quindi un commento tecnico chiaro. Per la prossima partita, che ne pensi? Abbiamo l'Udinese in casa, tutti al Maradona. Io questo invito. Tutti al Maradona, sicuramente. L'Udinese in casa, il Napoli ha la forza e il coraggio di battere l'Udinese senza tante storie, senza tanti complimenti, e speriamo tutti che ce la faccia, ma ne sono convinto. Però ecco, il Napoli, niente, il Napoli sta andando molto bene. Quello che mi fa paura è anche il Bari, perché il Bari che si avvicina alla Serie A, e quindi questa Serie A non può avere due squadre con lo stesso padrone. Queste voci ovviamente ci arrivano quando si profila, qualcuno parla di vendita del Napoli, cosa che io non credo, ma non perché De Laurentiis non voglia vendere, ma perché ci stanno pochi disposti a comprare. Gli oligarchi russi ormai sono impegnati su altri fronti, stanno cedendo quello che avevano. I cinesi in questo periodo mantengono le cose loro, quindi il Napoli è destinato a rimanere a De Laurentiis, ma non è un male, perché in questi anni De Laurentiis ha dimostrato di essere un grande, stavo per dire presidente, ecco, sì, un grande presidente, ma soprattutto un grande manager, perché sappiamo da dove ha preso la squadra, da dove ha preso il Napoli, l'ha tirata su, ha dato morale, ha dato forza, ha dato calciatori. Il Napoli sono ormai è un decennio che sta tra le prime quattro, tra le prime cinque del campionato. Comunque, De Laurentiis ha tanti denigratori dementi che si sono dimenticati che cosa voleva dire lottare per rimanere in Serie A, oppure fare pessime figure anche su campi quando siamo ricominciati. No, quando abbiamo ricominciato, ossia noi abbiamo avuto finti presidenti che addirittura non avevano le maglie per gli allenamenti, quindi veramente è una squadra che ha sofferto tanto, quindi avere una stabilità economica, avere un punto di riferimento e giocarcela, perché parliamoci sinceramente, noi ce la giochiamo, nel bene o nel male ci siamo. Sono d'accordo, ma soprattutto ha una serietà, e la serietà ti porta, saluto la stilista lì, Annabella, ciao, no, soprattutto c'ha una solidità e una serietà il Napoli attualmente, c'è rispetto ovunque per il Napoli, per i tifosi del Napoli, a parte qualche caso che noi abbiamo parlato qualche minuto fa, ecco, ma c'è forte considerazione per questa squadra, per questi azzurri che si sanno far valere ovunque. Il Napoli sta dando prova di sé. Volevo ritornare su Osimhen. Io voglio dire ancora, dire che è un ragazzo forte, si deve ancora esprimere al meglio, e voglio dire, lo vedremo non appena toglierà la maschera, perché la maschera comunque gli ricorda l'incidente, gli ricorda l'operazione, gli ricorda la convalescenza, gli ricorda
i giorni e le partite che non ha potuto giocare. Noi vedremo Osimhen ancora, questo grande cuore, questo grande polmone. Si deve ancora un po' regimentare, ma il ragazzo c'è e lo dobbiamo dire. Osimhen non lo conosceva nessuno, forse solo De Laurentiis lo conosceva, l'ha portato e sta dando grandi risultati. Allora l'uomo c'è sta maschera, no. Dici la verità. Franco, tu quando sei qua in studio mi passi la palla nel momento in cui si parla di un fatto artistico e mi hai dato un'idea bellissima che io oggi, mi dispiace che non ci sei, ma mi hai dato l'idea di portare una canzone che è conosciuta in tutto il mondo. Dillo tu, cosa mi hai detto di fare? O sole mio. Allora io, se voi permettete, visto che Franco è ancora in linea, io mi sono cimentato, visto che ci sono anche loro, parlando dei paesi latini, a fare una versione O sole mio, addirittura in una salsa cubana, perché poi sono stato pure in quei paesi, e lì la cantavo. Oggi l'ho portata qui, se c'è un microfono io prego la regia. Basta che dire, manda la eccolo, base. Eccolo, lo tieni qua. Eccolo qui. Allora, O sole mio in versione salsa. Da Odessa a Cuba. Esatto. Che bella cosa è una giornata di sole, un'aria serena rompe una tempesta, bell'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa è una giornata di sole, ma nato sole che un bello in te, o sole mio, sta in fronte a te. Sta in fronte a te. Quando fa notte io sole se ne scende, mi vede quasi una malinconia. Sotto la finestra tua mano sta ria, quando fa notte o sole se ne scende, ma nato sole che un bello in te, o sole mio, sta in fronte a te. Sta in fronte a te. Complimenti, veramente bravo. Bellissima. Paolo. Sì, Paolo. La tua brava cantante cista, la puoi fare in versione. Voglio dire,
Pensiamo ad una canzone Elvis Presley, e sappiamo che il capolavoro abbiamo qualche problema tecnico con il collegamento, ci scusiamo. Ti sentiamo a scatti. A scatti, forse è un problema di fibra, non lo so, riproviamo Franco. Mi sentite? Ora è ritornato. Sì. No, voglio dire, la bravura di Paolo Cuccaro è quella che è. Lui la può fare in tante versioni. Noi ricordiamo ancora quella di Elvis Presley che la fece in inglese. Ed è uscito il capolavoro che tutti sappiamo. Ecco Paolo, facciamolo in milanese o in veneto, dai. In Veneto, benissimo. O solo in Veneto. Andiamo a studiarla questa cosa, va. È un'ottima idea, Franco. È una speranza in un mondo migliore, senza tante cattiverie. Spesso la cattiveria è più cattiveria quando è gratuita, quando non c'è molto. Ma vedi che anche invidia, Franco, perché noi napoletani abbiamo dei tesori che se ne possono parlare in tutto il mondo, in qualsiasi campo. Allora questa invidia, purtroppo, da persone poco intelligenti, come ne parlavamo, non fanno altro che quando c'è una partita di calcio tirano fuori questo odio, questa cattiveria. Prima lo diceva Raffaele, c'era uno stato a Venezia, Treviso, Verona, Milano è la seconda città, voglio dire, sotto certi aspetti. C'è gente fantastica, purtroppo i fessi stanno un po' dappertutto. Franco, ma io non li considero, consideriamo solo una cosa, che il Napoli quando scende in campo sveglia da parte degli avversari qualcosa in più. Tutte le squadre che sono belle soffitte, quando arriva il Napoli o il pubblico che arriva, o i napoletani che sono un po' in tutto il mondo, diciamo sinceramente, noi riusciamo sempre ad avere una curva ospiti piena di persone, che non è che li rende felice. Ma questo non è un problema, anzi è un modo per incontrare. Due belle ragazze bellissime che conosco, faccio complimenti, intelligenti e laboriose. Voglio dire, il Napoli è come una bella ragazza quando cammina per strada. Tutti si girano, qualcuno prova un po' di invidia, qualcuno dice la parolina, e questo è il Napoli. Quindi a testa alta facciamo la nostra strada, buttando il calcio, andiamo avanti. Bene. Io sono fiducioso. Franco, prima di chiudere, un commento per la prossima partita. Abbiamo l'Udinese in casa, cosa ne pensi? Penso che non sia assolutamente un problema, anche se l'Udinese è una squadra imprevedibile. Va bene. Quindi non è un problema. Il Napoli è attrezzato per farlo, poi lo vogliamo dire, una volta dicevamo c'è il 12° uomo in campo, quindi ce la faremo. Va bene. Franco, io ti ringrazio per il tuo intervento, spero di averti presto in studio, perché questo posto è immeritato da parte mia. Quindi ma un momento. Saluto anche di Pino, ti saluta anche Pino Attanasio, il nostro fotoreporter. Ti salutiamo tutti. Bene, io vorrei dare la parola alla mia destra, ad Annabella, perché Franco parlava di... Allora. Io, come già ho accennato la scorsa volta, appunto noi stiamo preparando la nuova collezione del Beachwear, solo che oggi ci siamo ancora trattenuti con i nostri, come potete vedere, fitness completi. E allora, questa linea fitness, sì, parliamo sì. Un po' di questa linea fitness. Sì, dai. Allora, vabbè, come già ho accennato, la linea fitness comunque noi abbiamo diversi modelli che appunto abbiamo già presentato precedentemente nelle altre puntate, e come dicevamo, la donna ama sentirsi sempre bella, quindi in ogni momento, in ogni occasione, e questi modelli appunto sono, a parte che hanno una vestibilità straordinaria, cioè proprio elastici, comodi per ogni occasione, e fondamentalmente abbiamo pensato di creare anche un genere, come accennavo precedentemente, casual e sportivo, quindi abbinare un po' sport e glamour, quindi due generi,
E, nettamente sì, in contrasto, no, per la moda. Esatto, sì, un po' sì, però poi molte volte diciamo possono sposare bene tra loro, cioè un bel connubio, dipende anche, anche perché parliamoci sinceramente, sì, no, ho 12 anni, 82 anni, le donne vogliono essere assolutamente sempre, assolutamente sì, a qualsiasi età, penso la donna debba sentirsi sempre bella a qualsiasi età, c'è sempre la, la voglia di rimettersi in gioco e quindi non bisogna mai mollare. Mai, mai, su questo mai, siamo convinti. Sì. Senti, invece parliamo un attimo dei prossimi impegni di Chiero Muccio a livello internazionale. A livello internazionale siamo abbastanza spinti sempre fuori Italia, insomma, anche come viaggi nostri per le nostre sfilate di moda e tutto quello che già abbiamo un po' conseguito precedentemente. Siamo molto motivati, come accennavo prima, con la linea, la nuova collezione fitness del beachwear, appunto, che ho voluto creare diversi contrasti a livello proprio stilistico come colori, quindi assaporare un po' tutta l'estate. Quest'anno sarà un'estate veramente diversa dagli altri anni e molto più eccentrica, quindi la donna, ecco, deve osare, penso, in qualsiasi campo della vita deve osare. Io ho collegato proprio questo tema che ho voluto trasmettere proprio nei, nei bikini, nel beachwear. Quant'è che verrà in studio con questa nuova collezione? Prestissimo, perché c'è stato un po' di ritardo visti i lavori e tutto quanto, tutta la, la fatica e la bellezza che c'è stata dietro, però c'è un colore, c'è un colore che può identificare la vostra collezione? Allora, come sicuramente forse il rosso, però non è, non è un colore comunque unico, perché la nostra collezione prevede tantissime sfumature, nuance, quindi non ci soffermiamo soltanto su un colore. È multicolore. Quindi multicolore. Sì, vabbè, però fate qualcosa in azzurro, perché qua è tutto azzurro, sì, sì, bisogna, bisogna dirlo, perché abbiamo un cuore allora, che diciamo, batte in azzurro. Diciamo anche un'altra cosa, no? Se, se vogliamo fare proprio una domanda specifica, sì, ma ce l'avete una vostra canzone che ti, te quiero mucho? Ah, sì. Ah, come no, certo, perché certo, non, certo. E perché non l'avete portata? No, come no, possiamo... perché, certo, ci, perché ci vuole, no? Certo. Il titolo è così bello, esatto, questa parola. Sì, 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 no, infatti. Musica, moda, arte, dobbiamo unire tutto. Mi sembra minimo. Benissimo. Certo. Per radio, per diverse radio. Ah, sì. Non è microfono. No, Maurizio non è microfono. Lascia la parola, sì, no, no, vabbè, no. Prego. No, scusa, dicevo che sì, abbiamo la canzone Te Quiero Mucho, che negli anni passati è andato spesso in ascolto in tutte le bene radio. Ma sì. cantata da una ragazza, sì, romana. Ma è stata fatta proprio per abbiamo la, un per momento marchio. Moda sì, però sì, eh. Sì, ah, ecco, Maurizio, sì, approfittiamo della tua presenza, presentaci queste, sì, queste allora, due adesso inquadrate. Ci sono Annabella e Maria, che indossano un, dei capi fitness, appunto, uno completamente nero e un altro con il nero e con il verde. Ecco, come diceva Annabella, la donna si deve, insomma, curare e essere bella in ogni occasione, pertanto anche nei tempi liberi, questi sono capi che si possono mettere durante il tempo libero oppure proprio durante, diciamo, un aspetto ginnico, una corsa oppure un ginnastica. Adesso vediamo ancora Annabella, è un toppino, è un pantalone, un leggings che non arriva fino alla caviglia, appena appena. Ma questi leggings hanno proprio, secondo me, cambiato il mondo della moda, perché a qualsiasi età è molto, sì, molto comodo. È comodissimo il leggings, poi con qualche piccolo trucco, con qualche cucitura, rende una vestitura, insomma, buona per ogni tipo di donna. Ma te Quiero Mucho che fascia di prezzo ha? Alta, media, bassa? Medio alta. Con concorrenza a un prezzo molto basso, quindi ci siamo tenuti su una bella... Sul medio alto, bene. Allora la vedremo sfilare nei prossimi saloni? Assolutamente sì. Bene. Già ci stiamo preparando per Dubai, per la fila di Dubai, anche all'insaputa di Annabella, ma io ho portato... per eventualmente per la prossima uscita anche dei capi relativi all'ultima collezione disegnata proprio da lei. Insomma, una bella li disegna, tu li realizzi, fai realizzare e alla fine sì, abbiamo questi capelli. Ho iniziato bene. ho iniziato io, ma da un po' di tempo è lei che mi affianca e infatti lei è stata
a disegnare l'ultima collezione. Ma si vede, anche quando non parla esprime concetti molto chiari. È tutto affascinante. Ben dura, bene, bella, ma tutto bello. Ma io vorrei parlare anche di quell'altra splendida fanciulla, sì. Ti presenti da sola, dai. Mi chiamo Maria, ho 19 anni e sono di Napoli. Che fai nella vita? Attualmente non sto lavorando, però prima lavoravo in un negozio online. Bene, cerchiamo questo posto di lavoro, dai, cerchiamo di... Sai perché? Perché credo che i giovani debbano lavorare. Io detesto i ragazzi che stanno fermi a casa. Scusatemi, sarò vecchio, mondo... ma penso che i ragazzi hanno qualcosa in più. C'è anche posso... il mondo artistico, visto che sei proiettata nel mondo artistico, puoi pensare anche di fare affiancarti, non so, come ballerina, non so se ho un portamento per fare una bella scena coreografica su un palcoscenico. C'hai una bella immagine, per cui puoi anche pensare di... Bene, io penso che però ognuno di noi nella vita ha degli obiettivi. Quali sono i tuoi obiettivi? Che vuoi fare? Allora, attualmente vorrei iniziare dei corsi per fare l'estetista. Va. Per questo sono un po' ferma. Per questo ti trucchi da sola e ti trucchi anche bene, complimenti. Grazie. Quindi vuol dire che ce l'hai nel sangue. Torniamo un attimo alla nostra trasmissione, certo, abbiamo sì. un momento musicale ancora, sì, grande director e artista. Quello ci fa sempre piacere, perché la musica accompagna qualsiasi cosa, seria, poco seria, affascinante, non affascinante, però visto che abbiamo Nino Forte, che prima ha fatto mandare un video, ma noi voglio dire... Nino, sei qui, perché non ce la fai qui in studio una esibizione di un tuo brano? Io avrei voluto mandare per esempio questa in video. E volevi... Sì, perché ti spiego subito, scopriamo l'arcano. Il titolo di questa canzone, di solito io dico, però comunque bisogna leggere il libro e non soltanto la copertina. Sì, non sì. bisogna basarsi. Il titolo è un po' strano, però poi ti porta nel corso della canzone a... fantastica, avere degli apprezzamenti diversi da quello che potrebbe essere il titolo in sé stesso. È intitolata Chat Scassato. Puntini, puntini, dai. Normale, vabbè, lo dico. Nel brano tu la dirai, quindi sì, sì. Ci vuole anche coraggio a fare, a esporsi così, significa che proprio hai sentito questa parola che ti ha fatto arrabbiare in qualche modo. Certo. Ma allora... è uno sfogo, come tutti gli altri, insomma, tutti possono averlo. Io in questo caso la dedicherei a quei pochi, ma pochi, perché poi insomma, pochi deficienti, gelosi del Napoli, insomma, del gioco, del gioco del Napoli. E anche per i cori beceri che fanno. Sì, se diamo il microfono a Nino, Nino è il nostro regista, Peppe, allora, fa partire la base. Non so se arriverà a quei signori, però non me ne vogliate, ci avete scassato qua. Vai, Nino Forte. Piglia vita in de mare e chiaro chiaro, allontana gente che non te va bene. Piglia da questa vita come vene, piglia tu buoni o male lascio sta. Se da me tu non darete chi a nessuno, perché mai nessuno vostra meglio di Siano da gira storte, cagna giorte, mettono un bello cuore da porta. Ciao, scassato, grazie, che è venuto a fanculo, non voglio sapere niente, non è tutto che è sciuto. C'è una buffa da quando che fanno di sé te. Sta vita è un mistero e potete rimanere a pelle. La vita perché si cambia, manco niente ci può fare. La vita perché si vive, qualche cosa può cambiare. Canta perché si canta, tutte le guai che fa ascoltare. A me io papà, ma che tengo a pensare. C'è la scassa, ragazze, che è da venuta a non voglio sapere niente, ma la frutta che risciuga.
A fa troppo buone foto non compiere, c'è sta sempre strunzegata con lo fa scema, e poi dice ma colpa è tuo destino, l'anno dice qua si la mappina. C'ha la scassa ragazza che ha la venduta a fannulla, non voglio sapere niente, ma una volta più risciuta. C'è una buffa da quando che fa con il sette, sta vita in un mistero e poi te rimane a te. La vita perché si cambia, manco niente ci può fare. La vita perché si dice qualche cosa può cagare. Canta perché si cambia, tutte le guai te fa ascoltare. Scassa ragazze che è venuta a fanculo, non voglio sapere niente, ma la frutta che risciuga, che risciuga. Quasi il 90% degli italiani, compreso me, ha fatto il vaccino per il bene di tutti. Perché la scienza è in grado di combattere questo virus. Circolano troppe fake news. Informiamoci da fonti qualificate. Vacciniamoci e per chi lo ha già fatto, non dimentichiamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni. Chiedi al tuo pediatra. Fidati. Grazie alla scienza abbiamo vaccini sicuri ed efficaci. Adesso tocca a noi. Perché senza la salute non si lavora. Non siamo soli in questo universo. Siamo sulla strada giusta. Facciamolo per noi. Complimenti. Noi generalmente non accettiamo queste cose, però Nino abbiamo fatto un'eccezione solo per te, perché non è la nostra linea editoriale. No, volevo ma come, dire... come vedi si è liberato lo studio, sono tutti. Non è vero, si sono andati a preparare per un'altra uscita e quindi noi abbiamo trovato, io e Raffaele, di prenderti un attimino in giro, dici guarda, hai fatto scappare. Non è così. Quando si dice la verità. Infatti io dico, quando uno si esprime così vuol dire che ci crede, ed è una cosa detta con l'anima. Bene, dalla regia abbiamo un contributo video del nostro giovane Giuseppe Volvo. Ah sì, Giuseppe Tolvo con la T. Gentili telespettatori, tifosi di tutto il mondo, tifosi vicini, tifosi lontani, ma soprattutto tifosi napoletani, bentornati in questo nuovo video Napoli. Quindi che vince la partita contro l'Hellas per 2-1, una partita molto combattuta. Napoli che ha fatto una gran bella partita, siamo riusciti a vincere in un campo molto difficile dopo lo striscione di ieri, veramente vergognoso, ma che ne parliamo a fare. Praticamente secondo me da come minimo un anno, due anni di sospensione del pubblico dopo quello striscione. Io penso che bisognerà prendere sanzioni pesanti per questi sciacalli, per questa misera gente che fa certe cose che devono essere appunto lontani, secondo me, dal calcio. Assolutamente vergognosi quegli striscioni visti. Sfida con il Verona che è molto molto sentita fra le due parti. Napoli che nel 76 vinse una delle sue Coppe Italia per 4-0 contro il Verona con l'era Savoldi, e oltretutto i numeri parlano chiaro. Il Napoli ha vinto 11 volte a Verona e ha perso 11 volte, quindi 11 vittorie da parte degli scaligeri e 11 vittorie da parte degli azzurri a Verona contro il Verona, quindi siamo pari merito, e 7 sono i pareggi. L'ultima vittoria da parte del Napoli contro l'Hellas era appunto stata 2 anni fa, quando appena uscivamo dal lockdown a causa del Covid, con un gran gol di Milik di testa e un altro gol di testa anche di
di Irving Lozano. L'anno scorso invece il Napoli con Gattuso ha perso, che è fra le partite più citate per la mancata appunto qualificazione in Champions con il Verona, sia la partita dell'andata che quella per il ritorno, più quella per il ritorno perché fu un pareggio talmente clamoroso che il Napoli aveva in pugno praticamente la qualificazione e se la fece sfuggire così. Perse 3-1 il Napoli invece a Verona dopo che ancora una volta Lozano aveva sbloccato. E poi però ci furono i gol di Di Marco, Baracca e Zaccagni che condannarono il Napoli di Gattuso praticamente a dicembre nella corsa a scudetto. Il Napoli concluse praticamente lì perché poi la Juve comunque si riprese, insomma, e capitarono vari fattori che penalizzarono il Napoli. Per quanto riguarda il Napoli, per me ha meritato la vittoria, il Verona ha giocato bene comunque perché Tudor ha dato una forza a questa squadra, ha dato una personalità. È il tifo del Verona che non è gradito da queste parti perché chiaramente poi quando si fanno cori contro Napoli tu offendi me, io offendo te, Verona comunque accusa di vittimismo Napoli, però vabbè. Sono tutte cose di cui almeno io da tifoso mi dissocio e guardo avanti e guardo ai successi alla mia squadra, quindi ben venga comunque che il Napoli abbia vinto e questo ci fa onore, su un campo complicato oltretutto, e una vittoria che ci voleva comunque per rientrare sempre nella corsa. Passando alle pagelle, che il Verona secondo me infatti per come gioca meriterebbe anche un posto secondo me in Europa, perché lo merita. Da che era la salvezza, figuratevi adesso, insomma, una bella soddisfazione comunque, io avrei se fossi il presidente comunque dell'Hellas. Passando alle pagelle, Ospina 7, bravo, per me non poteva nulla sul gol di Faraoni che ci ha segnato di nuovo, Mario Rui 6,5, Di Lorenzo 7, bravo, 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 Koulibaly e Rachmani prendono tutti e due 6,5, Lobotka 7, il perno del centrocampo, Fabian Ruiz e Anghissà 6,5, bravi entrambi, Zielinski 6, Politano 6,5, il cross per il primo gol di Victor Osimhen che prende un gran bel 7,5, Lozano 6, anche lui, Insigne 6, Spalletti 7 e Doveri anche lui 7, bravo, che poi ha buttato fuori Ceccherini e Ceccherini e Faraoni poi per proteste perché ha poi anche toccato oltretutto con la mano sull'ultima azione, ha protestato, vabbè, comunque alla fine il Napoli ha portato a casa il risultato e questo è l'importante, quindi bene così, buona serata, buona domenica e vediamo cosa succede sabato al mio onomastico a San Giuseppe, vediamo cosa succede contro l'Udinese alle 3, non mancate, forza Napoli, ciao ragazzi. Bene, siamo tornati in studio, bisogna ringraziare questo giovane che ha tanta passione per il Napoli, ma la passione per il Napoli deve essere espressa in maniera concreta, io dico tutti al Maradona perché abbiamo scelto questo titolo, perché bisogna andare allo stadio. Sì. Perché lo stadio è il 13° giocatore che il Napoli ha bisogno dell'affetto dei suoi sostenitori e bisogna finirla con queste polemiche demenziali. Andiamo tutti quanti allo stadio, godiamoci le partite e godiamoci un momento di serenità. Io spero che a Napoli il nuovo sindaco capisca anche che il Napoli abbia bisogno di uno stadio adeguato al suo ruolo, quindi farlo diventare un centro di attrazione che potrebbe essere qualcosa di bello anche per fuori grotta. Ma sì, penso anche perché noi napoletani quando andiamo a vedere la partita è proprio a gamnati, una giornata sana, no. Non è che uno arriva allo stadio e poi se ne esce e se ne va, no, è proprio a gita, uno si organizza con i figli, gli amici, Amaren per lo stadio, allora oppure la pizza dopo. Ecco, a noi napoletani vediamo il calcio anche in modo simpatico e familiare e quindi andiamo tutti al Maradona. Bene. Torniamo un attimo in studio perché dalla regia possiamo inquadrare le nostre modelle di Chiero Muso che hanno qualcosa di diverso o preferite sfilare proprio? Che dite ragazzi? Vai, facciamolo sfilare. Questa è la nuova collezione appunto disegnata da Annabella, questo è un costume da bagno, portano ovviamente sotto dei pantaloni di fuori acqua, chiamiamo così,
tutti abbinati, sono delle fantasie colorate, un po' maculate, e vediamo che Annabella ha un pezzo intero double face. La stessa cosa Maria, è sempre un double face, ma questa volta è invece un bikini. Quindi dove è adattabile queste soluzioni? Consigliamole anche. Queste sono soluzioni adattabili per la spiaggia, ma anche per la piscina, ma anche per un party a bordo di piscina. È polivalente, insomma. Party bordo piscina, già ti fa sognare qualcosa di esotico. Già te chiedo, Muccio ti trasferisce dallo studio e ti porta su una spiaggia, un posto di villeggiatura. Bene. È vero, è vero. Ma diciamo che sono abili. Uno indossa durante le vacanze ci si va sempre col sorriso sulle labbra, pertanto è un momento di spensieratezza. E quindi bisogna indossare il tequilo lucio per essere spensierati e essere belli. Questi ma... è strano che sono costumi da bagno, Sono costumi da bagno. Sì, sì, quelle che hanno solo. Però mi ricorda il film Un turco napoletano di Totò che strappava questi costumi troppo coperti e faceva aria all'epidermide. È vero. Sì, vedi che si ritorna poi, però logicamente in questa bellezza, questi colori che fa piacere a vedere, però poi toglieteli subito, almeno vediamo. Ma infatti. Bene, torniamo un attimo, dammi un attimo questo microfono perché vorrei far parlare questa ragazza che abita a Castellammare. Ah, sì. Bene, anche perché io devo capire una cosa. Sì. Io andavo sempre in villeggiatura a Sorrento. Che cos'è questo Castellammare Sorrento? Un amore o una condizione patologica? No, Castellammare Sorrento, due bellissime città con due grandissimi paesaggi meravigliosi, Castellammare lungomare, Sorrento altrettanto comunque turistica con tantissime bellezze, caratteristiche, insomma sono città comunque da apprezzare. Io poi sono originaria di Vico Equense, tra l'altro, e abito a Castellammare da tantissimo, e comunque c'è stata sempre genericamente una rivalità, si pensa, tra Sorrento e Castellammare, però alla fine no, perché io ho tantissimi amici a Sorrento e voglio dire, condividiamo tantissimo, sia per quanto riguarda anche artisticamente con le nostre, all'interno delle nostre città, e quindi non abbiamo queste famose rivalità, no? Come si suol dire. Assolutamente. Bene, bene, complimenti alla nostra sinistra diplomatica mille. Quanto mai. Ma abbiamo un momento musicale, se non sbaglio, director, artista allora director. Faccio come quando c'è Franco Bononato, che quando lui mi interroga io mi alzo per presentare il brano da fare, perché mi diceva Raffaele, ma tu i brani che fai non tutti parlano d'amore, infatti a me piace anche parlare di quello che succede nella vita, oppure l'altra volta abbiamo fatto Com'era bella 100.000 lire, veri, i ricordi storici della nostra... In questo brano io ho voluto descrivere quello che ci accompagna da ragazzini, cioè quando le nostre mamme dicevano ma tu vai a così combinate, pare brutto, e vai a un matrimonio, magari devi mettere a giacca, pare brutto, e allora io mi sono portato appresso dopo tanti anni questa cosa di pare brutto e ne ho fatto una canzone, pare brutto. Nel percorso della vita, tra le cose belle e brutte, quante volte ti hanno detto si va buon ma pare brutto. Questa frase ogni momento ti costringe a far così, che legato non pulisse pure si te siente morì. Sei convinto che nella vita andano forte, andano forte, ma però tu pare brutto, ti tormenta e sei distrutto di sentirti nelle orecchie che ogni cosa pare brutta, si deplora e tu tratta, per la gente pare brutta, sì, pare brutto, pare brutto, pare brutto, si sbadiglia a bocca aperta, pare brutto, pare brutto, pare brutto, si non tiene niente fatta, pare brutto, pare brutto, pare brutto, si non stai su internet, pare brutto, pare brutto, pare brutto, se non navighi e non chatti, pare brutto, pare brutto, pare brutto, più vestito da va stretto, pare brutto, pare brutto, pare brutto, si diventa troppo chiatto, ma non fai pure niente, tu da vista preoccupato di portare la cravatta, pure si ne può affugare.
ragazze non da mente. Parabru, parabru, parabru. Si non lascia la marzetta. Parabru, parabru, parabru. Si sta all'erta e non da siete. Parabru, parabru, parabru. Si debutta in coppo lieto. Parabru, parabru, parabru. Si desbatta a volta in faccia. Parabru, parabru, parabru. Si va in breve e poi in gazza. Ma non fai finire niente. Io m'avessi preoccupato di vestire con la giacca questo cavolo che fa. Ma è una cosa troppa gente, non lo posso sopportare. No! Pare bru, pare bru, pare bru. Si dà piccia sigaretta. Pare bru, pare bru, pare bru. Si non parla e stai zitto. Pare bru, pare bru, pare bru. Si tu tieni scarpa rotta. Pare bru, pare bru, pare bru. Si non giochi la bulletta. Pare bru, pare bru, pare bru. Si ti mangia tutto piatto. Pare bru, pare bru, pare bru. Pure si ti fa la scarpetta. Ma non fai figure niente. Io mi avessi preoccupato di parlare a bassa voce. Pure si voglia lucca. Ma è una cosa troppa gente. Non lo posso sopportare. No! Pare bru, pare bru. Pare brutta, pare brutta, pare brutta, pare brutta, pare brutta. Pare brutta, i gai. Complimenti. Complimenti al nostro Paolo che ogni volta ci sorprende con queste canzoni che hanno un umorismo particolare, bisogna dire. E anche un senso, perché effettivamente... Quando dice, ma andiamo a mettere così, pare brutto. Metti così, pare brutto. Sempre allora... pare brutto, insomma. Allora, bisogna prendere la vita con filosofia. Però dobbiamo essere liberi pure. Bene, torniamo un attimo a... Allora, abbiamo tanti ospiti, no? Però io vorrei capire chi è veramente tifoso del Napoli. Allora. Chi è veramente? No, sai perché? Perché molte persone si dichiarano tifosi del Napoli e poi sotto sotto hanno anche altre squadre del cuore. A me questo non è che piace molto, perché no, io sono vero. Una persona che credo che quando il Napoli gioca mi emoziono. Cerco veramente di distrarmi, perché allo stadio cerco di non andare più proprio per questo motivo, che veramente soffro quando il Napoli è in difficoltà. Allora, questa è la mia condizione, voglio sentire la vostra. Allora, per quanto mi riguarda sono tifoso del Napoli, unicamente del Napoli, anche se purtroppo di calcio non è che ne capisco tanto. Però effettivamente io mi emoziono, seguo quasi tutte le partite, veramente le aspetto e credo che sia uno spettacolo bellissimo quello del calcio, che seguo io ma che segue tantissime persone. È una bella invenzione il calcio, perché è uno spettacolo mondiale, si gioca ovunque, intorno al mondo del calcio ci sono tantissimi interessi, ma non diciamo soltanto interessi, ma proprio lavoro, dal giocatore, dal calciatore, ma anche al magazziniere, ma anche agli addetti agli stadi, alla pubblicità. È un'industria enorme, quindi viva il calcio. Bene. Allora. Io prima dicevo a Paolo, sono a digiuno, cioè non saccia proprio niente del calcio. Nel però, senso però tifo Napoli. Perché... Però tifo Napoli per riflesso, perché accanto, proprio sul mio pianerottolo dove abito, c'è una persona che quando gioca il Napoli me ne accorgo, quando segna e quando invece... Bene, guarda, evidentemente lo ama profondamente. No, sono informato, su questo sono informato. Passiamo un attimo alle nostre ospiti femminili. Allora, tu sei tifosa, non sei tifosa, oppure quando gioca il Napoli? Sono tifosa. Meno male. È una parola, sono tifosa. Ha detto tutto. Quindi deve vincere il Napoli con qualsiasi squadra giochi, sempre vittoria del Napoli. Pure se c'è un calciatore dall'altra parte che ti piace, magari un bel ragazzo. E non fa niente, deve vincere il Napoli. Bene. Ecco, vedi, la domanda viene a proposito. Mentre noi da ragazzi io ho fatto pure le trasferte, sono andato ovunque a vedere il Napoli, col freddo, con la neve, però poi passata all'età della gioventù uno cerca di vederla a casa. Ma io avevo un amico che aveva
seguire il Napoli veramente tornare delle volte alle 2-3 di notte, non aveva nemmeno la possibilità di poter prendere un pullman e se la facevo a piedi. Veramente ci sono dei tifosi che vanno apprezzati. Delle volte noi quando vediamo in trasferta questi ragazzi veramente dobbiamo apprezzare, fanno grandi sacrifici per poter seguire la squadra del cuore. E mi dispiace quando vedo dei napoletani che tifano altre squadre, scusatemi, è un mio pensiero, sì, ma lo dico con, no, con malanno, serenità. È un malanno che purtroppo ancora oggi c'è. Ancora oggi esiste. Ma tra gli ospiti non è venuto con noi, però ci delizia con le sue fotografie. Vogliamo ricordare il nostro fotografo. Pino Attanasio, che penso che avrà fatto pure migliaia e migliaia di fotografie ai calciatori, no? Penso che avrai un archivio storico del Napoli. Ecco, ma vieni qua, vieni, 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 vino, ma vieni, tanto vieni, questo vieni, è un vieni, saluto, vieni, un saluto qua, assolutamente. Diamo un microfono assolutamente. Tira un microfono al signore. Vai, ho avuto il piacere di conoscere Maradona personalmente perché facevo molte feste di notte con lui. E poi ho fatto molte partite di calcetto, perché devi sapere che gli stessi calciatori del Napoli organizzavano delle partite di calcetto la notte con dei calciatori anche stranieri, quindi ho conosciuto anche molti brasiliani, argentini che venivano a fare queste partite. Pino, però bisogna anche ricordare il tuo amore per il teatro, perché tu ogni tanto il venerdì pomeriggio mi porti a Salerno, dove abbiamo l'altro collega di Canale 21 che approfitto per salutare, come Pianicelli, che è un amico e che secondo me hanno creato veramente dei momenti come a Caserta, e bisogna dirvi tutti e due. Ci sono molti salotti dove abbiamo l'occasione di incontrare gli attori personalmente, oltre che chiaramente fare le foto agli spettacoli. Agli spettacoli, chiaramente. E i salotti che facciamo in diversi teatri, tra cui uno dei più importanti, sia Caserta, al Paravano Comunale, dove sei stato anche tu qualche volta, e a Salerno con Peppe Annicelli, dove ci sono sempre dei bellissimi incontri anche con la musica classica, con le opere, eccetera, eccetera. Guarda, e vi dico che Salerno ha un problema, fa un freddo la sera quando andiamo, che è una cosa eccezionale. No, dicevo Raffaele, essere amici di Pino è un grande vantaggio, perché Pino va sempre dove stanno gli artisti, dove stanno le cose belle, le cose di qualità. Allora tu lo chiami e dici: Pino, ma devi andare a fare? Sì, devo andare al teatro, al Trianon, al San Carlo, e noi lo seguiamo. Scusa, dice Ramana, ma andiamo. Bene, andiamo. Bene. Allora, è veramente un piacere averlo tra di noi. E poi Pino è una persona speciale, perché ha sposato Campania Felix. Io credo che il nostro sia un progetto così allargato a tutti che è un piacere vedervi qua in scena. Grazie. Con noi. Grazie sempre a te e alle tue fotografie. Però volevo ricordare che c'è un gruppo che si chiama proprio Tutti al Maradona ed è su Facebook. Quindi chi vuole entrare in questo gruppo può dire la sua, può mettere qualche video, qualche foto, è sempre una cosa sportiva. E poi vorrei creare addirittura la possibilità, quando lo studio sarà più ampio, più accogliente, per poter ospitare, come dicevi tu, anche una decina di persone, possono venire a vedere la trasmissione Tutti al Maradona a Campania Felix TV. Va bene, possiamo anche trasferirla in teatro e risolviamo il problema. Meglio ancora. Ancora di più. Ma al di là dei sogni, torniamo alla realtà. Sabato abbiamo l'incontro con l'Udinese, il Napoli sta combattendo, speriamo che tutti diano una mano a questa squadra e che psicologicamente non venga meno in un momento così delicato, perché credo che è importante, che il capitano ha fatto un'ottima partita ieri, lo voglio citare, come cito delle volte delle prestazioni che non mi convincono, quella di ieri è stata un'ottima prestazione, e quando li vedi che veramente danno una mano alla difesa vuol dire che la squadra è tutt'uno. Bene, io approfitterei, abbiamo finito il momento musicale, abbiamo siccome Nino Forte poi è un artista che ha partecipato alla prima versione del film Scugnizzi, no? L'unica versione. Dicevo non quella teatrale, ma quella del film, sì, di Nanni Loi. Sì, sì, Scugnizzi di Nanni Loi. Allora, tutti quando sanno che Nino va in televisione, dice: ma ce la fai una canzone di Scugnizzi? Del film, sì, io dico l'originale, perché poi da lì parte tutto, partono musical e quant'altro. Io cantavo nel film Scugnizzi.
quasi tutte le canzoni per Sono, Magnifica Gente, Scelta, The Zoccola. E poi qual è la canzone che ti è rimasta nel cuore al di là? Perché ogni artista ha il suo Diciamo che per quanto riguarda il film Scugnizzi, Scelta, perché è comunque quella che canto in assoluto insieme con Sara Basile, ed è quella che maggiormente, insomma, poi la gente si ricorda. Scelta è Magnifica Gente, però Scelta è quella che ti lascia un attimino lì. In chiusura facciamo fare quello. Direttore artistico, faccia lei. No, io volevo solo dire la mia sull'Udinese, perché l'Udinese purtroppo è una di quelle squadre che non sta mai in alta classifica, ma che quando viene a Napoli o quando andiamo a Udine fa sempre la partita della vita. È quella che ci dà veramente i tormenti. Allora spero che stavolta, con tutti i tormenti che ci vuole dare, se pigliano loro i tormenti, se portano loro. L'importante è che non mettono longitudine i numeri. Bene, io credo che siamo... Chiudiamo, salutiamo un attimo gli ospiti, se mi passi un attimo il microfono, parto da Annabella per un saluto e ricordare il Fechiero Muffo, grazie. Allora, grazie sempre a te dell'ospitalità, di tutto, e ci vediamo prossimamente carichi, caldi, per la presentazione del Beachwear completa. Grazie. Ti aspetto con volentieri. Maurizio Esposito. Eccomi qua, grazie, grazie veramente di cuore e spero di venire presto a farvi compagnia. Abbiamo Nino Forte. Che prima io per un saluto. Va bene, vai. Ciao. Ciao. Perfetto. Io grazie, grazie di avermi invitato e spero di tornare presto. Bene, noi speriamo sempre canzoni. Tanti spazi per tutti, perché questo è il nostro obiettivo, 24 ore di programmazione sempre più efficiente. Il nostro obiettivo, e questo è il teleobiettivo, è di Pino. Quello è di Pino e nessuno glielo vuole fare. Io approfitterei per salutare la regia, per salutare Peppe Valente e Peppe Tardi. Un abbraccio e tutto il supporto tecnico di Campania Felix. Signori, un saluto finale con una canzone particolare. Nino Forte. Nino Forte. Con Scelta de Scelta. Scelta de Scelta.
te, date da fare, date da fare, scena da scena. Te basta ra. Ma se sta sempre pazienza che non si abbandona bene. Se sta speranza per chi è momento e chi è buona. Amo non ci fa bene e non ci voglio. Senza pietà, senza pietà. Si fosse nata parte, e nato mondo e nata città, chissà come parlasse, chissà come campasse, senza sto mare, senza sto amore, senza l'artista che sta città, chissà che vita fosse, ma avessa scava fosse, senza d'amore, senza chitarra, senza spaghetti né mandoline, senza Vesuvio, senza bellezze che sta città, napoletana, napoletana. Sono nato a Napoli e sono pazzo, noi siamo pazzi che sta città. Napoletana, napoletana. Sono nato a Napoli e tengo mazzo, sono troppo pazzi che sta città. Spaghetta, vongole e mandoline, sono sempre simbolo e sta città. Napoletana, 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 napoletana. Chissà se non c'è stessa pizza, senza una bella tazza di caffè, chissà se mi trovassi, chissà come facessi, senza sto mare, senza sto sole, senza l'arezza che sta città, chissà che vita fosse, ma avessa scava fosse, senza canzone, senza scugnizza, senza bustecce, senza poesia, come facesse senza bellezze che sta città. Napoletana, napoletana. Sono nato a Napoli e sono capazzo, noi siamo pazzi che sta città. Napoletana, napoletana. Sono nato a Napoli e tengo mazzo, sono troppo pazzi che sta città. Spaghetta, vongole e mandolini, sono sempre simbolo e sta città. Napoletana.